Spero tu sia pronto, Raynor. Adesso il gioco si fa duro. Ricorda, se sei ferito, puoi tornare qui alla nostra sala delle tempeste. E le tue ferite guariranno automaticamente col tempo. Come prima, lo scopo è battere la squadra nemica e distruggerne il nucleo. Ok, da quello che vedo ci sono 3 corsie che portano alla base nemica. Meglio assicurarci che tutte siano coperte. Esatto, figliolo. Quando la battaglia inizia, segui. Qui, Jimmy. La battaglia inizia fra 10 secondi. Raynor, mi servirebbe il tuo aiuto in questa corsia. 5, 4, 3, 2, 1. E la battaglia abbia inizio. Eccomelo. Addosso! Ritirati, figliolo! È pericoloso attaccare una torre senza servitori. Eccomelo! Randagi, in marcia. Quando elimini servitori, eroi o strutture della squadra nemica, la nostra ottiene esperienza. Qui sono mostrati l'esperienza e il livello attuale di entrambe le squadre. Quando la barra blu si riempie del tutto, la nostra squadra avanza di livello e diventiamo tutti più forti. Vediamo di avanzare, allora. Randagi, in marcia. Qui, Jimmy. Ritirati, figliolo. È pericoloso attaccare una torre senza servitori. Certo. Ben fatto. Siamo avanzati di livello. Le tue statistiche sono migliorate e le tue abilità sono più efficaci. Devo ripiegare. Va bene. Quando la salute scarseggia, puoi curarti usando una fonte curativa. Oppure puoi teletrasportarti alla base e recuperare salute nel tempo. Randagi, in marcia. Qui, Jimmy. Proiettile perforante, potrei ucciderli molto in fretta. Diavolo, non mi sento molto bene. Raggiungi una fonte curativa. Puoi cliccarci con il destro per recuperare salute. Nemico ucciso. Sei in brutte condizioni. Prova. Colpo alla testa. Ecco fatto. Dopo che avrai bevuto da una fonte, salute e mana si rigenereranno col tempo. Ma prima di riutilizzare la fonte, dovrai aspettare che si riempia di nuovo. Va bene. Qui, Jimmy. Ok, scusa il rosso. Sembra quasi un piano. Raynor, potresti esserci d'aiuto qui.
Stiamo per incoraggiare alcuni di questi giganti da assedio a unirsi alle nostre forze. Devi essere più veloce di così. Randagi, in marcia. Usando una cavalcatura ti sposterai più velocemente. Il tasto predefinito della cavalcatura è Z. Ti spiace restare per un po' su quel segnalatore? Ecco fatto. Dopo aver conquistato un campo di mercenari, i suoi occupanti si uniranno allo scontro nella corsia più vicina. Ok, seguiamo questi cosi d'assedio fino al forte nemico e buttiamo giù quel maledetto affare. Abilità e ispirazione aumenta la tua velocità d'attacco e quella degli alleati circostanti. Usala il più spesso possibile. I giganti da assedio sono molto efficaci nel distruggere i forti da lontano. Abilità e ispirazione aumenta la tua velocità d'attacco e quella degli alleati circostanti. Usala il più spesso possibile. Con un proiettile perforante potrei ucciderlo tutto. Ritirati, figliolo. È pericoloso attaccare una torre senza servitori. Qui, Jimmy. Molto potente che può ribaltare le sorti della battaglia. Usala con giudizio. Non a vedere, Mentor. Cliccare con il destro a nulla. Nemico ucciso. Quando devi usarne una, clicca con il sinistro. Uccisione. Usando una cavalcatura, ti sposterai più. Uccisione critica. Il tasto predefinito della cavalcatura è Z. Prego, usa ispirazione per rafforzare i nostri attacchi. Qui, Jimmy. Qui Jimmy.
Ottimo lavoro, eroe. Credo che tu sia pronto a imparare come usare i talenti per personalizzare le tue abilità. Che ne dici?